Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in pre-anteprima della 20ª puntata della serie sulla Fesbroom. Siamo arrivati alla 20ª puntata, sarò qui da solo questa volta, le prossime ovviamente ci sarà ancora Alex e il fidatissimo Jack, quindi non mancate. Mi raccomando, vi chiedo quasi mai di iscrivervi o lasciare like perché secondo me deve essere sempre una cosa spontanea, se uno vede il video e piace, se uno piace la serie, gli piace le presentazioni. E se li stiamo simpatici, eccetera, deve essere spontanea, però ogni tanto lo ricordo anche perché magari state guardando e non vi ricordate magari di iscrivervi e lasciare un like, che è importante, diciamo, per capire se stiamo proseguendo verso la giusta direzione o no. Quindi a voi la scelta e intanto buona visione, grazie a tutti. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Dopo aver fatto colazione qua e lavato tutte le scodellette, cosa facciamo noi? Andiamo qua alla ricerca di contratti. Sarei intenzionato in questa 20ª puntata, visto che sono qua da solo e i campi, il mio ormai è un campo d'erba, quello di Jack è a posto e in realtà dovevamo seminare mais, ma abbiamo fatto un altro giro di semi di soia perché gli servono soldi e anche perché se no con la trincia, senza controterzista si fa poco. Mi viene voglia di accettare, anche perché qua costa poco il noleggio, quindi facciamoci prestare questi oggetti e attivare la missione di mietitura, quindi vabbè, raccolta di barbabietole da zucchero, che abbiamo già raccolto ancora barbabietole da zucchero, ma non con la roba, anche se io volevo la 3A, se mi è andato la versione quella per perego due assi, ma vabbè. E quindi adesso porto dal negozio tutto in campo, vi faccio solo vedere un attimo qua, salto della staccionata, la epica farm di Jack che è piaciuta a tantissimi, veramente vi ringrazio nei commenti, un giorno farò anche un mega saluto a tutti gli iscritti, cioè non tutti gli iscritti perché sono anche tanti, insomma dai, ma insomma quelli più vivi diciamo che commentano, quindi ragazzi anche quelli che non commentano mai sotto i commenti fatevi sentire, dite qualcosa, dite la vostra, quindi siamo qua apposta per ascoltare idee, capire se vi piace la serie, come portarla avanti eccetera, ovviamente danno idea, però siamo aperti a tutte le proposte. Niente, mi ritroverete in campo fra poco e che predispongo il tutto per questa benedetta raccolta di barbabietole da zucchero. Ok ragazzi, eccoci arrivati. Questo è il campo che Jack aveva acquistato all'inizio della serie e poi è andato, diciamo, è ritornato sulla piazza. Quindi fatemi vedere adesso il dispiegamento mezzo, poi ci mettiamo una sterzata, vediamo. Altra, ok, vediamo se tutto funziona. Qua dobbiamo ancora addrizzarci. Il proprietario se n'è ben guardato da raccogliere, cioè le erbacce le ha lasciate crescere, ok, le ha essiccate con il disseccante. Quello si vede, però non l'ha, diciamo, distrutte mi sfugge il termine, ragazzi. Comunque, siamo capiti. Doveva usare il. Oh, va, non viene il termine, eppure siamo parlati anche l'altro giorno, il mio caro amico Killer Croc, sul discorso erbacee e non. Vabbè, mi verrà in mente strada facendo, tanto qua ragazzi la storia è lunga, molto lunga. Vi dico solo che mi ha mandato un roba sfondato di ore, ne ha su quasi 40, va ancora, la manutenzione è nella norma, che è a tre quarti comodamente, però insomma sta sulle sue ore. E anche il Valtra che comunque
è riuscito a salire lungo tutta la strada senza problemi, però su più di 30 ore mi sono già dimenticato, ma adesso vediamo. Discorso manovrine qua fuori campo. Ok, il volante è impostato, le varie sterzate, vediamo, questa è quella integrale, così possiamo fare una super manovra. E ora la prossima che mi dà quella giusta, infatti qua sì, solo che facevo meglio a metterla fra un attimo. Ok, un buon granchietto per poter non pestare su dove si è già andati con le ruote praticamente. Quindi faccio vedere un attimo dall'esterno, molti di voi lo sapranno già, ma il discorso è perché la ruota davanti non deve calpestare, cioè la ruota dietro in realtà non deve calpestare di nuovo quella, la traccia di quella anteriore. Quindi per i due lati vedete che praticamente sono sfasate, da davanti come quella dietro del lato sinistro della macchina e lo stesso per quello del lato destro. Diamo un cruise control a questo punto e andiamo, insomma. Ecco, il campo qua ci impegnerà, anzi mi impegnerà un bel po', infatti da un momento all'altro magari vi lascio un time lapse, quindi un po' ve la racconto, un po' vi faccio vedere riprese un po' dall'interno, un po' dall'esterno, poi penso si andrà di time lapse per finire il campo, perché finirlo tutto mentre parlo è un po' pesante per tutti. Sinceramente, e quando sono da solo poi sì, posso ben raccontarvi di tutto e di più, ma è impagabile essere qua con Jack e anche con Alex, quindi io almeno se ce la passa con due battute, con quattro chiacchiere e niente. Posso dirvi invece di passare sul canale Discord se avete voglia di fare quattro chiacchiere, sia a voce che per iscritto, come commenti, vedere screenshot, non solo il mio, il canale Discord è un canale appunto, sì, che è il mio server praticamente personale di Discord, ma ci sono su vari amici, gente che probabilmente conoscete già se bazzicate nell'area farming e non solo, quindi i link sono tutti solitamente nelle informazioni, in descrizione del video, sul canale YouTube. Trovate di tutto e di più i riferimenti per venire a trovarmi, quindi fatevi avanti, non siate timidi, commentate. Qua devo, perché fa il giro circolare, no? Potevano, forse sull'altro joystick ho anche le opzioni singole, perché in realtà c'è applica sterzata a granchio e quindi passa continuamente dall'integrale alla singola, al granchio sinistra e poi destro, viceversa, quello che è, continua a ciclare in questa maniera. In teoria ci sono altri due tasti, almeno nel 17 c'erano, adesso non mi ricordo se li ho impostati, però non li ho sul volante ma bensì su un altro joystick, che vi permettono di decidere volta per volta fra il sinistro e destro. Anzi, adesso ho finito quest'altra super passata, magari in fondo al campo mi avvicino qua il joystick sul mio tavolinetto, l'altro Extreme 3D che ho, no? E vabbè, che l'avete visto penso, se non l'avete visto andate a vedere la configurazione gameplay, perché ho il volante più due joystick e tipo cloche per aerei, per capirci, c'è un video dedicato sul canale. Ovviamente, vabbè, piccolo inciso, il volante per fortuna o purtroppo, o purtroppo per fortuna, non è lo stesso. Io ci tenevo al mio vecchio Logitech di 16 anni fa, ormai anche di più di 16 anni presto, ma non ce l'ha fatta, dopo quel video dall'emozione suicidato, vabbè, l'ho sostituito con un G29, quindi non è che sono qua che piango, voglio dire, però mi piaceva anche il mio volante per i ricordi. Vediamo se... no, sì, avevo messo anche l'altra sterzata.
Solamente c'è il solito discorso che però va bene cambiare da una all'altra, però per fare la manovra a fine campo in realtà è molto meglio passare, diciamo, dalla integrale, perché vi girate, diciamo, con un raggio di sterzata minore. Boh. Però torna utile adesso far questo discorso qua, ok? Bon, dai, quindi riduciamo un po' le interazioni uomo-macchina. Poi capite anche voi che sarebbe che mettessero un indicatore, insomma, in cabina per capire cosa sta succedendo, perché se ogni volta uno deve o ricordarsi esattamente il premere tre volte una volta e cinque la seconda, eccetera, il tasto del ciclo o quel che è, e se no ogni volta bisognerà guardare dall'esterno. A me è una cosa che non piace, diciamo, tanto lavorare dall'esterno, preferisco stare in cabina. I dettagli ormai ci sono, ma da un pezzo, anche nel 17, voglio dire, non siamo più nel 2009, quindi... Oh, eccoci che qua ripartiamo col Valtra carico, si sente lo sforzo dato praticamente che ho messo nel server la mod Field Type, Field Weight Adjustment, non mi ricordo mai il titolo, ma la trovate in descrizione in un video presentazione, l'ultimo che ho fatto, dove c'è l'Aumetris, praticamente il pianale verde, quindi si sente molto lo sforzo in partenza. E fa piacere ciò, perché rende il gioco, diciamo, più realistico, insomma, per quanto si possa definire realistico. È una sorta di mod realistic, infatti, cioè è una piccola parte della ex mod realistic che avevamo in Farming 17 praticamente. Ecco, anche qua si sente, diciamo, che il rimorchio carico di Barbabito le spinge, infatti o non accelero o parzialmente freno, o in realtà metto un cruise control appena possibile, scendiamo sui 30 all'ora e qualcosa, perché sennò finiamo nella cascata come ridere proprio, e non mi sembra il caso, insomma, specialmente in registrazione. Ecco, niente, il Valtra che mi è andato qua sfondato di ore va, diciamo che va, non posso lamentarmi,
È un bel mezzo, in realtà i Valtra a me hanno sempre attirato già da farlo in 17, solo che non ho mai avuto modo, diciamo, di comprarli, di averli in serie, cioè in serie o comunque anche nelle mie partite single player. L'ho solo sfruttati ogni tanto senza mai, diciamo, darci proprio tanto tanto peso. Magari qua durante tutta la serie, che prevedo sarà abbastanza lunga, perché qui con Jack e anche Alex ci troviamo davvero bene sulla mappa originale. Ripeto, la prima mappa che ufficiale, diciamo, del gioco, che non sento il bisogno di uscire ogni 5 minuti, perché ad esempio già nel 17 la Gold Crest Valley, io, cioè, mi spiace, magari qualcuno l'avrà anche amata, non lo so, a me dava proprio fastidio, no, scarsa di dettagli e qua e là, cioè. Qua in realtà morfologicamente è fatta bene, i dettagli ci sono, non posso proprio lamentarmi veramente. Poi, vabbè, già col discorso, chiamiamolo, la creazione terreni, eccetera, con la modifica lì della patch, ognuno poi si può anche, ok, che non si può stravolgere una mappa da zero, però qualche zona può venire anche, può venire a essere. Cioè, può essere modificata abbastanza pesantemente, e quindi ognuno si crea, si ritaglia la sua fetta di mappa, diciamo, e se la crea come meglio crede, insomma, ecco. Niente, qua siamo presto presto, Dio presto, manca ancora un bel po' di strada, ma intanto ci facciamo compagnia strada facendo, e ormai dopo penso che chiudo la puntata. Dopo aver scaricato le barbabietole giù al porto, perché sennò torna su, va avanti con un altro timelapse o qualcos'altro, con la roba diventa pesante, diciamo. E quindi mi piace anche far vedere cose varie e tra virgolette in fretta, non in fretta nel senso 3 secondi, bom via, però non 20 minuti di una lavorazione, perché diventa stressante. Poi ok, io posso parlare all'infinito di qualsiasi cosa, ma stiamo parlando di farming, quindi non è che posso raccontarvi chissà cosa, quindi diciamo, specialmente poi in puntate così da solo, mi piace sì portarle per farvi vedere qualcosa magari e non dover correre dietro a Jack e ad Alex, però preferisco di gran lunga quando ci sono anche loro, quindi in realtà è migliore anche, insomma, il discorso dialoghi, perché c'è sempre la battuta, c'è sempre, permettetemi il termine, c'è sempre la minchiata, e quindi ci sta. Comunque le vedremo nelle prossime puntate, che abbiamo già in mente diversi lavoretti da fare. C'è il discorso di trinciare il mais con Jack, e tenere i cavalli sempre ben allenati, prima o dopo. Spero sempre quanto prima di fare la mia farm, perché mi sento un po' un abusivo in terra altrui di Jack. Lui ovviamente mi ospita, siamo soci, ci mancherebbe, però tra virgolette vorrei avere anch'io un terreno, che ce l'ho, però ormai è diventato praticamente un campo d'erba per lo sfalcio per i loro cavalli, quindi loro vengono lì e si sfalciano l'erba, e quindi vorrei un mio terreno, diciamo, un po' più grande, pianeggiante. Ho già un'idea, ripeto, sarà la 20ª volta che vi dico qual è, vi ho dato indizi o vi darò indizi, però intanto tengo segreto finché non ho finito il tutto. E poi, sinceramente, ecco, vi anticipo, mi piacerebbe anche a me dedicarmi al bestiame, perché in ogni capitolo di farming ovviamente ho sempre avuto un qualcosa a cui dedicarmi, che sia pecore, mucche, maiali mai, perché dopo bisognava venderli, non volevo. Comunque va bene, vorrei ad esempio le pecore o le galline, o anzi pecore e galline assieme. Ma ragazzi, vabbè, il cartello, perdonatemi, ho fatto una frenata bestiale e col carico sono andato avanti, e vabbè, facciamo finta di niente. Ma comunque vorrei anche io dedicarmi a qualche allevamento, per, insomma, anche mostrare sempre qualcosa di nuovo. Quindi, ma questo lo vedremo con calma, dai, insomma, ragazzi.
Detto questo, vediamo il seggiolino mobile che mi meraviglia ogni volta quando quel trattore becca, diciamo, un salto, fa un gradino, un impulso e vedi l'omino che salta. Qua noi ci scarichiamo le nostre bellissime barbabietole. E niente, ragazzi, con questo, su questa immagine qua io chiuderei anche la puntata. Vi ringrazio sotto qui i commenti e alla prossima. Un grandissimo grazie e saluto a tutti. Ciao ragazzi!